Ho pensato di fare questa diretta perché mi state scrivendo in tantissime e in questo periodo sono super presa. Mi spiace se non vi rispondo subitissimo, ma tra prove delle mie sposine, armocromia e corsi sono veramente full in questo periodo. Quindi ho pensato di farvi questo breve video dove rispondo un po' alle domande più comuni che mi state facendo. Ad esempio, questa mattina mi scrivono quanto tempo prima si deve fissare la prova trucco. Allora, adesso con questo periodo Covid io non do più delle tempistiche, nel senso che fino agli anni passati, bene o male, dicevo facciamola un 3-4 mesi prima della data del matrimonio. Adesso quello che vi consiglio è questo, fatela quando ve lo sentite voi, non c'è un tempo. Alcune ragazze mi dicono, guarda, ho visto i tuoi video, so come lavori, hai truccato la mia amica, non c'è problema, facciamola anche una settimana prima. Altre invece mi contattano dicendo, guarda, ho già fatto 3-4 prove. Mi sono trovata malissimo, ho un'ansia pazzesca e quindi la prova la voglio fare il prima possibile. Quindi io rispetto ogni vostra tipologia di sentimento, insomma, di ansia e quindi do a voi la piena libertà di scegliere quando volere fare la prova. L'unica cosa che vi chiedo, se volete riservare la mia presenza o le ragazze del mio team, è di bloccare la data con un piccolo acconto. E poi avete la piena libertà di fare la prova quando volete. Un'altra cosa che mi chiedono è quante prove trucco è necessario fare. Allora, il mio metodo è consolidato oramai da anni, sono 15 anni che faccio spose e nella stessa giornata io vi do la possibilità di provare più soluzioni, quindi non sarà una sola prova trucco, ma saranno più prove o più soluzioni fino a quando si arriva al make-up desiderato. Poi un'altra interessantissima domanda, se fa molto caldo il fondotinta rischia di colare? Allora per fortuna no, il trucco che faccio è pensato e studiato e anche i prodotti che utilizzo sono fatti per resistere per tutta la giornata. L'unica cosa che dovrai portare con te, perché è appunto l'unica cosa che va via, è il rossetto. Io non sono molto amante delle tinte perché è vero che hanno un effetto più duraturo, sì, però è anche vero che lasciano tutte le labbra secche e comunque nel momento in cui andate a mangiare qualcosa di oleoso, anche la tinta labbra viene via. Quindi preferisco dirvi, mettiamo un rossetto più morbido e poi durante la giornata andate a fare i vari ritocchi. E poi l'altra cosa, se avete una pelle, con tendenza a lucidarsi, in particolar modo nella zona T, allora potete prendere una cipria Stop Shine. Quindi per quanto riguarda il trucco potete stare assolutamente tranquille. Un'altra domanda che mi fate spesso è: ma sono molto sensibile, piango, mi commuovo, cosa succede? Nulla, perché il mascara che metto ovviamente è waterproof. L'unico accorgimento è ovviamente non fate questo, quindi se vi scende la lacrimuccia basta semplicemente tamponare e non succede nulla. Poi mi scrivono, è possibile cambiare l'acconciatura nel corso del matrimonio? Per esempio, se c'è un cambio d'abito, cambio anche l'acconciatura. Allora, tendenzialmente si sceglie un'acconciatura e quell'acconciatura rimane per tutto il giorno, però c'è anche la possibilità, ad esempio, di fare un raccolto e poi scioglierlo in un secondo momento, oppure una terza ipotesi è quella di aggiungere al pacchetto scelto il servizio al seguito. È un servizio aggiuntivo, si chiama servizio al seguito, dove avete la possibilità di riservare la mia presenza per un numero di ore che può essere o prima dell'aperitivo o dopo il taglio della torta, dove appunto avete questo cambio d'abito e volete anche cambiare l'acconciatura, quindi si può fare. Poi, altra domanda: in base a cosa scegli l'acconciatura che fa per me? Wow, super interessante questa cosa. Nulla è dato al caso, nel senso che ogni cosa che faccio, che sia il trucco, che sia l'acconciatura, viene studiata in base a tutti i dettagli. Quali sono questi dettagli? La prima cosa che vado a guardare, occupandomi anche di armocromia, è quali sono i tuoi colori? Cosa sono i tuoi colori amici? Sono i colori in grado di valorizzarti. Sembra una banalità, però anche su un make-up nude, un make-up naturale, fa veramente la differenza se andiamo a utilizzare dei toni caldi o dei toni freddi. Ma questo per dirti che non solo lo vado a guardare sul make-up, ma anche sull'acconciatura, quindi su che colore hai adesso di capelli. Il colore che hai è giusto? È quello che fa per te? Oppure dobbiamo andare a fare delle schiariture? Oppure dobbiamo andare a scurire, questo è tutto legato all'acconciatura. Ti faccio un esempio: se sei mora,
tutta la chioma mora, quindi senza schiariture, e vuoi fare una conciatura molto lavorata, ecco, già ti dico che si vedrà soltanto il volume, quindi la massa, la figura esterna, vedrai poco tutti i vari intrecci. Infatti, se voi guardate, ad esempio, fate una ricerca su Instagram piuttosto che su Pinterest, vedrete questa cosa, che le bionde risaltano, diciamo che alle bionde risaltano di più queste acconciature, proprio perché vedi questo gioco di chiaro scuro. Ecco, poi che cosa vado a studiare, a vedere per andare a trovare l'acconciatura perfetta? Sicuramente i tuoi lineamenti, quindi com'è la tua mascella, com'è la tua fronte, come sono le tue orecchie, ma come sono anche i tuoi capelli, che texture hai, un capello fine, un capello spesso, è un capello liscio, è un capello mosso, tiene bene la piega, non tiene niente, sono tutti fattori che mi servono per andare a capire cosa è meglio per te. Ovviamente va da sé l'abito, quindi vado a capire che tipologia di abito hai, se ha un collo particolare, se ha una schiena scoperta, se è coperta, ma anche com'è la conformazione del collo qua dietro. Spesso ci sono queste gobbine e tante di noi le vogliamo nascondere. Vado anche a studiare qual è la vostra location, perché questo? Perché se voi vi sposate in un agriturismo oppure vi sposate in un castello dell'Ottocento, fa la differenza degli accessori che io andrò a mettere nei capelli. Ok? Quindi tutto deve essere in perfetta armonia tra gli stili che abbiamo scelto. Poi, quanto tempo prima devo preparare i miei capelli? Allora, bella domanda. Io dico sempre, aspettate ad andare dal parrucchiere a fare qualunque cosa. Prima facciamo la prova, poi sarò io a dirvi che cosa dovete fare. Altra domanda, questa qua me la chiedete in tantissime, sono più eleganti i capelli raccolti o i semiraccolti? Allora, io dico sempre, non è una questione di essere più eleganti o meno eleganti, è una questione di quello che volete essere voi. La mia filosofia da 15 anni a questa parte è sempre stata questa, io voglio rispettare quelli che sono i gusti delle mie spose, quindi se sei una sposa sbarazzina, sportiva, che non ti metti mai le gonne o insomma comunque hai uno stile ben definito che non c'entra nulla con il bon ton e l'eleganza, allora andiamo a escludere quelle che sono quelle acconciature, perché quel giorno lì devi essere te stessa e riconoscibile, quindi rispecchia quello che è il tuo stile. Poi un'altra domanda, applico le ciglia finte? Sì, le uso tantissimo e prediligo quelle a ciuffetto perché hanno un effetto molto più naturale e si possono ponderare in base al punto dove ho bisogno di metterle. Altra domanda, quale marche utilizzi per il make-up? Inizialmente utilizzo MAC, lo uso da tantissimi anni, mi trovo super bene, poi utilizzo Benefit, Urban Decay e insomma tanti altri marchi sempre di ottime qualità. Poi, altra domanda, ci sono trattamenti che sono sconsigliati prima del matrimonio, come pulizia del viso, peeling? Qua si apre un mondo, ma ve ne parlerò direttamente il giorno della prova, perché le estetiste quando sentono la parola matrimonio, pam, mi vengono in mente un sacco di servizi, prodotti da rifilarvi che, ahimè, a volte, non so, oltre a non essere necessari, sono controproducenti per la pelle. Bene, spero di aver risposto alla maggior parte delle vostre domande. Se avete qualunque dubbio, domanda, consiglio, eccetera, eccetera, scrivetemi pure qua sotto. Ciao!